Il meteo terribile, molto peggio di come immaginato. Cittadina deserta abbandonata nel 1842. Allora, sono le 23:03, sono appena arrivato nella mia bellissima stanza d'albergo qui ad Inverness in Scozia e sono in una situazione assolutamente privilegiata. Infatti Onda Italia mi ha invitato a passare 3 giorni qui con loro percorrendo la famosissima North Coast 500. È una strada bellissima che percorre tutto il perimetro della Scozia. E la Scozia è la seconda regione più disabitata d'Europa, seconda solo all'Islanda. Non sono da solo, con me ci sono altre 3 biker che vi presento domani e lo percorreremo con la gamma Onda da 500cc, la CL500, la CBR500R e la CB500X. Naturalmente percorreremo questa terra interessantissima e lungo il percorso scopriremo tantissime mete curiose da visitare. E naturalmente tutto in perfetto stile Onda, abbiamo anche la brochure con la tappa e la cartina giorno per giorno. Allora, fuori piove, temperatura non proprio ideale, ci sono 10 gradi, ma io mi sono portato tutta l'attrezzatura come se dovessi viaggiare d'inverno, quindi non dovrei avere problemi. Ho persino i guanti invernali, tra l'altro oggi ho scoperto che mi danno la CL500 per tutta la giornata. Primo giorno facciamo questo percorso, partiamo qui dall'albergo Kingsmill Hotel, siamo abbastanza entro l'interno e arriviamo qui alla Smoo Cave, visitando prima il Dunrobin Castle. Non sarò da solo, ma ci saranno anche Elisa, Anna, Sara, Greta e Ludovico. Ok, ci siamo, siamo pronti alla partenza, tutte le moto sono allineate dietro di me, le nuvole viaggiano in cielo velocissimamente. Adesso un po' di organizzazione, ma come sempre Onda cura ogni dettaglio e tra poco, 10 minuti, si parte. Ok, si parte e già c'è pioggia. Ok, siamo appena partiti, bello sguazzetto. Beh, moto ipermaneggevole. Io abituato a guidare transatlantici, questa motina qua è semplicissima. La Scozia ci ha dato il suo benvenuto col primo sguazzo di pioggia, come a bene dirci, e si parte per l'avventura. Quadro strumenti non luminosissimo, cioè adesso che è giorno non vedo proprio benissimo tutte le indicazioni. Non vedo l'ora di uscire qui da Inverness e infilarci nella natura selvaggia. Mamma mia ragazzi, meteo terribile, molto peggio di come immaginato. Siamo letteralmente in una tempesta di pioggia. Speravo oggi di prendere solo nuvoloso e invece pioggia, pioggia, pioggia. Adesso abbiamo un'ora fino al Dunrobin Castle. Ben attrezzati, non ci sono problemi. Peccato insomma che comunque la pioggia è sempre fastidiosa in moto. Pioggia, vento, sole, laggiù c'è il sole. Adesso ha smesso di piovere per fortuna. Devo dire che la giacca mi protegge completamente. Al busto sono perfetto, cioè proprio come se fossi nell'abitacolo di una macchina. Stessa roba per il mitico casco Shoei, iperprotettivo. Poi ho tolto anche la mentoniera da noi, chiaramente d'estate sotto mi sono dimenticato di rimetterla, ma avrebbe protetto ancora di più. Pantaloni bene, quasi quasi avrei messo sotto l'antipioggia più che altro per proteggermi dal vento, però adesso sto bene. Che come giro ci danno dentro col gas, pensavo che fosse proprio una roba tipo passeggiata, invece andiamo abbastanza veloci, probabilmente per uscire dalle parti non panoramiche. Chiaramente la cosa che avverto come un po' di disagio in questa moto è ad alta velocità, tipo a 120 prima siamo andati, e la protezione aerodinamica ovviamente qui non c'è, quindi non è una moto fatta per ovviamente percorrere lunghi tratti autostradali a velocità elevate. Adesso passiamo questo ponte su questo braccio di mare. Guarda qua, è rispuntato il sole, questi cieli che sembrano un dipinto d'olio. Beh, devo dire che sto prendendo un sacco di vento, sia perché c'è vento qua in Scozia, sia perché non sono abituato a ricevere così tanto vento avendo guidato sempre maxi enduro, che la protezione aerodinamica è completamente diversa. Guarda che cartolina!
Il bello dell'Europa è questo, che veramente ci sono questi cambiamenti giganteschi al di là del territorio, anche nell'architettura da paese a paese. Guarda i camini che particolari che sono, tante canne fumarie concentrate, non c'è nessuno in strada. Siamo arrivati alla nostra prima tappa di oggi, il maestoso Dunrobin Castle. Adesso andremo a visitarlo dentro e ci sarà anche una piccola sorpresa della storia italiana da quello che ho visto. Infatti dentro vedremo un busto di Giuseppe Garibaldi, che qui in Inghilterra, in Scozia, era famosissimo. Pensate che quando una volta decise di venire in Inghilterra mandarono apposta una nave a prenderlo. Buono, guarda che bello, c'è il sole, cosa vuoi di più? Prima curiosità che vi dico su questo castello, che è stato progettato da Sir Charles Barry, che è lo stesso che ha progettato il palazzo di Westminster dei Reali a Londra. Questo castello, il cui nucleo originario risale al 1400, è la sede della contessa di Sutherland, questa area qui. E adesso vi faccio vedere una curiosità, guardate cosa troviamo qui dietro di me, il busto di Giuseppe Garibaldi. Come mai in un castello in piena Scozia troviamo il busto di Garibaldi? Beh, ve l'ho detto, perché era così famoso che quando poi arrivò a Londra, dopo che fu mandato un vaporetto apposta per prenderlo dall'Italia, c'erano 500.000 persone a Londra ad aspettarlo. Quindi era veramente una personalità incredibile. Altro dettaglio curioso, pensate che il Nottingham Forest, una squadra di calcio, utilizza come suoi colori il Red Garibaldi, in onore appunto di Giuseppe Garibaldi. Essendo un castello, la sua storia è secolare. Pensate che nel 1915 fu utilizzato come ospedale militare. Poi dal 1965 al 1972 fu utilizzato addirittura come scuola, prima che i giardini fossero poi aperti al grande pubblico. Oggi noi lo visitiamo un po' all'interno, chiaramente siamo arrivati qua con questo vento fortissimo della Scozia, con le tre moto della gamma 500 di Honda, condividono tutte lo stesso motore, ma chiaramente gli allestimenti sono completamente diversi e anche gli stili di guida. Oggi io guido la CL500 e i prossimi giorni proverò le altre due. Ma adesso ripartiamo all'esplorazione della Scozia. Piccolo giro qua al Dunrobin e ora ripartiamo. Veramente una bicicletta leggerissima questa moto. E qua siamo già più sul panorama Highlands. Quello che domina questo posto è il verde proprio. Piovendo così spesso è verde ovunque, tra di mezzo al niente. Cosa che mi ha sempre colpito è che appunto gli scozzesi sono molto fieri di essere scozzesi. Alcuni di loro non si sentono nemmeno inglesi, ma proprio scozzesi, proprio una terra a parte. Guarda che bello, il paradiso della moto veramente. Bene, è stata fatta una piccola pausa. Chiaramente questo viaggio è stato fatto fondamentalmente da Honda anche per permettere a noi di far contenuti oltre che farci esplorare la Scozia. Quindi ci sono parecchie pause dovute appunto alla creazione di contenuti, come quella al castello. Ci hanno dato il tempo di poter far foto, video per spiegare anche le moto. Quindi è studiato molto bene per chi fa appunto content creator, influencer, quello che vuoi dire. Adesso infatti ci seguirà un mezzo per fare le foto. Piccola curiosità, qua in sto albergo, che siamo al Altan Harra Hotel, che lungo la strada ci sono due pompe di benzina vecchissime. Adesso ve le faccio vedere. Cioè, essendo questa regione praticamente desertica, ora qui c'erano due pompe di benzina. Uno si fermava, faceva benzina e gasolio, ovviamente stravecchie. Questi giorni sono un po' tutte prime esperienze per me, quindi sono contento anche di mostrarvele qui sul video e di darvi almeno i miei commenti. Chiaramente io non sono un tester professionista, vi do le mie impressioni in base a quello che ho guidato prima. Siamo proprio nelle Highlands, non c'è niente, non cresce niente. Questa landa qua giù che è tutta grigia, che sembra il mare, in realtà sono terre disabitatissime, fuori dal mondo. Wow, che discesa giù per il mare qua. Veramente un posto meraviglioso.
Allora, oggi siamo arrivati al nostro albergo di destinazione, ma abbiamo ancora due attività. Ci fanno provare delle mini moto onda e poi stasera c'è un barbecue. Considerate che qui fa buio alle 11:30 questa altitudine, quindi stasera ci sarà da stare svegli un bel po' e divertirci un po' con queste mini moto che non hanno la frizione, hanno le marce tutte giù, 1, 2, 3, 4, poi su per scalare. What you doing, Kate? Scaring everyone. Yeah. Vediamo come vanno. Curiosissimo. Beh, comunque è una motoretta simpatica, guarda. Forcella sedi rovesciati, cerchi tubeless. Comodissima per spostarsi se hai dei mezzi più grandi. Metti la moto, non metti la scooter, metti una motoretta così. Simpatica. Buongiorno ragazzi, giorno 2 del nostro viaggio in Scozia. Oggi rimarremo prevalentemente lungo la costa. Andremo a vedere un castello diruccato, pensate, bruciato nel 1700, l'Ardbrack Castle. Oggi sono contento che cambio moto e prendo la CB500X. Eccomi qua, sono davanti alla CB500X, vi dico alcune caratteristiche tecniche. Naturalmente l'avrete notato tutti, il faro è uguale a quello della Transalp, la nuova Transalp 750. Anche la plancia è molto simile, io l'ho guidata ieri per 1 km, è molto comoda, molto spaziosa e soprattutto ha questa bella protezione con il cupolino. Il motore, come vi ho detto, è uguale per tutta la gamma Honda, doppio albero a camme, 4 valvole per cilindro, 47 cavalli. Naturalmente bicilindrico fronte marcia. Forcella sedili rovesciati, doppio freno a disco all'anteriore. La forcella è una Shova. Dietro abbiamo il monoammortizzatore regolabile nel precarico. Il serbatoio è di 17,7 litri, quindi consente una buona autonomia perché i consumi sono veramente parchi di questa moto. Nel frattempo le terre alte scozzesi si preparano per darci il benvenuto. Igiene orale prima di tutto. Mentadent, contattatela. No, dopo si va in moto, prima ci si lava i denti. Partenza giorno 2, ricordarsi di stare a sinistra, CB500X. Adesso c'è un ponte qua giù che attraversa questa laguna ed è incredibile perché mentre eravamo a loggia e vedevamo continuamente, comunque abbastanza di frequente, la marea che saliva e scendeva. Guarda come si è ritirata la marea, impressionante. Cioè, considera che l'acqua arriva fino giù in fondo. Beh, protezione enormemente maggiore rispetto alla CL500. Paesaggi impressionanti. Vedo proprio le nuvole bassissime davanti a noi. L'acqua è già, la strada è già bagnata. E eccola qua. Acqua in faccia. Mamma mia. Beh, se uno vuole il tipico tempo scozzese è questo. Guanti invernali, assolutamente scelta azzeccata. Allora, qui adesso ha smesso di piovere, ma l'asfalto è sporchissimo. Non so per quale motivo, ma c'è un sacco di brecciolino per strada, poco simpatico. Ovviamente stanno facendo dei lavori stradali e non so, hanno asfaltato da poco. Comunque sono delle atmosfere incredibili. Puoi lasciare una macchina su un qualsiasi punto della Scozia, scattare una foto ogni ora e ogni ora avrai una foto differente. Ok, dai, l'ho guidata per i primi 30 km, devo dire che mi trovo nettamente meglio che col CL500 anche come posizione di guida. Quello che manca chiaramente sono un po' di cavalli. Qui quando apri senti che non c'è quella potenza naturalmente delle cilindrate superiori, ma questo è quello che dice la legge per le moto appunto che possono essere guidate con patente A2, quindi sono necessariamente limitate. Sono stupito veramente perché pesa come il mio Transalp, che è un incrociatore da spostare, e anche questa qui, come la Transalp 750, d'altronde che mi ha stupito tantissimo per la sua maneggevolezza, è altrettanto maneggevole. Poi non sentite gli odori, c'è un odore di aria salmastra, di acqua salmastra, fortissimo. Madre di Dios, che meteo! Oggi è molto più freddo di ieri comunque. Guarda qui, dice, da qui un sentiero segnato ti porterà in una cittadina deserta abbandonata nel 1842. Sono stati delle rivolte, Darkness Riots, le rivolte di Darkness. Ora qua c'era una cittadina qua sotto nel porto. Sono 12 gradi, ma c'è anche vento, quindi la temperatura percepita è ancora più bassa. Allora, adesso andiamo a vedere la Smoo Cave.
Beh ragazzi, detto tra noi, pensavo che fosse un po' un site skippabile, però guarda che è veramente veramente bella. Pensa che questa è stata completamente scavata dall'acqua. Ovviamente siamo, adesso praticamente si entra dentro una sorta di cunicolo, c'è una cascata interna. Spettacolare. Ma ogni paesaggio è più bello di quello di prima. Allora, questo dietro di noi è il Kaileski Bridge. È un ponte molto particolare che sostituisce un traghetto che era più a nord. Quindi adesso col ponte costa 6 milioni di euro. Si attraversa molto più velocemente questo spazio di territorio. Quello che qua stupisce è il paesaggio incredibile, che è veramente stupendo. Spettacolo comunque di paesaggio. Me la racconti anche a me la storia? Greta Marina Fontana. No, dai, che sono impresentabile. Che mi ha rovinato la... Cioè, stavo parlando... Come rovinato? Se entro io nella fotocamera, nella telecamera, no, non posso stavo parlando rovinare. Di cose serie. Tu che parli di cose serie. Non sei credibile. Ti ricordo che ho qualche footage abbastanza intimo tuo. Di stamattina. Non me lo ricordo. Lo vedrai su YouTube. Ok, grazie. Cioè, proprio come rovinarci la reputazione. Che montagna sopra, madre de Dios, che spettacolo. E adesso abbiamo un po' di strada libera davanti perché abbiamo fatto le foto, quindi guarda che spettacolo adesso sta strada, me la godo tutto guidandomela. E ecco là il castello diroccato che vi dicevo stamattina, molto affascinante. Ovviamente ci sono leggende di fantasmi e robe varie, se andiamo a vederlo da vicino. Siamo arrivati, piccola pausa, al Ardvreck Castle, come si pronuncia in inglese. In realtà sono poche rovine di questo castello, datato, pensate, tra il 1500 e il 1600. Fu costruito dal clan MacLeod, poi nel 1700 andò completamente distrutto da un incendio e come vedete non è stato ricostruito. Però se ci guardiamo intorno e vediamo com'è adesso il paesaggio completamente disabitato, capiamo che non è stato sempre così, perché per costruire, avere la necessità di costruire un castello qui, vuol dire che queste terre andavano protette e sorvegliate. E soprattutto il castello non era mai un'unità a sé stante, intorno c'erano sicuramente dei servi, delle persone che alimentavano chi viveva nel castello, i castellieri, i proprietari del castello, quindi c'era tutta la manovalanza che viveva intorno, quindi il paesaggio oggi lo vediamo brullo, ma era fondamentalmente diverso secoli fa. E lasciamo anche questo castello e la pioggia alle nostre spalle. Ed ecco uno dei pochissimi paesini che ci sono qua. Ma come sono minuscole le case, tutte in pietra, bellissime. Anche su strade deserte così bisogna sempre stare attenti. Poco fa abbiamo incrociato un greggio di pecore dietro una curva. Fortuna andavamo piano. Siamo arrivati a Garlock. Credo che sia la final destination di oggi. I think so. Siamo arrivati. Bene, arrivati anche oggi. Castello! Zabeo! Perché ti te sei la principessa, capio? Ah! Cisello! Ragazzi, buongiorno. Terzo giorno qui in Scozia. Oggi proverò la terza moto della gamma 500 di Honda, la CBR500R. È la prima volta che guido una moto sportiva in assoluto, quindi sono proprio curioso di vedere com'è il comfort e di vedere com'è la posizione di guida. Partiamo da qui, dal Garlock Hotel, e passiamo tutto verso l'interno fino a tornare ad Inverness. Probabilmente è il giorno in cui prenderemo più pioggia di tutti, perché ha messo pioggia tutto il giorno, pioggerellina scozzese, ma sempre pioggia, quindi vediamo anche se il cupolino della CBR mi protegge abbastanza. Adesso rimetto un po' a posto la mia stanza, che sembra una zona terremotata, faccio colazione e poi si va giù e si parte, perché alle 8:30, molto presto, siamo già in sella. Vamos! Eccoci qua ragazzi, moto allineate, oggi provo questa bestiolina.
motore identico alle altre, alla CL500 e la CB500X, sempre il bicilindrico fronte marcia a 47 cavalli. Allora, se accendiamo, quadro molto bello, contagiri, indicatore della marcia, indicazioni, temperatura del motore, ora e tutti gli altri dati. Diamo fuoco alle polveri. Ok ragazzi, si parte. Proviamo subito a questa che figata di posizione, top. Aspetta che specchietti vanno messi bene. Ma mi sembra che la protezione dal vento sia sicuramente migliore della CL500, perché questo cupolino in qualche modo dà la possibilità al flusso d'aria di passare sopra di me. Allora, devo dire, la spinta in accelerazione è maggiore di tutte le altre due moto che ho provato, la CL500 e la CBX500. Devo dire, assolutamente diversa la risposta del motore. Paesaggio incredibile ragazzi, oggi ancora castelli, andiamo a vedere un castello molto famoso qui in Scozia, fa parte dei siti più fotografati qui in Scozia, hanno girato tantissimi film, ovviamente anche Highlander, e poi il famosissimo lago di Loch Ness col mostro che non c'è. Devo dire che questa CBR mi sta piacendo veramente tanto, non riesco a capire come è possibile che abbia il motore delle altre moto, perché la risposta all'acceleratore è completamente diversa, molto reattiva, i freni sono ottimi, è veramente super divertente. Probabilmente un'altra mappatura della centralina in questo tipo di moto cambia il comportamento del motore. L'accelerazione, proprio senti l'accelerazione appena apri che ti proietta in avanti. Sono dei posti veramente che secondo me non hanno nulla da invidiare a luoghi come la Nuova Zelanda. Anzi, questo è ancora più selvaggio, perché comunque la Nuova Zelanda è stata molto antropizzata e sfruttata per il pascolo. Guarda che spettacolo questa valle. Allora, siamo al Glen Dochery Viewpoint e come sempre qua in Scozia sta cambiando il tempo iper rapidamente, infatti 2 minuti fa non pioveva, era venuto il sole e adesso guarda laggiù cosa c'è. Quella è pioggia che sta venendo, però guarda, dimmi se non sembra un posto veramente da foresta pluviale. Adesso ripartiamo sperando di prendere meno acqua possibile come al solito. Ripartiamo meno bagnati di quando arriveremo. Com'è la CBX500? Bellissima, comodissima, divertentissima. E mi piacerebbe provarla in off-road. Pochino, pochino. Adesso non ci allarghiamo. Siamo... non avanziamo richieste. Allora, ci siamo fermati qui a fare una breve pausa e visita al Eilean Donian Castle, uno dei luoghi più iconici della Scozia. Ci troviamo su un'isola alla confluenza di 3 laghi marini, chiaramente nella regione delle Highlands scozzesi, le terre alte degli altipiani scozzesi, proprio sulla punta nord più settentrionale. Quest'isola è sede di fortezze da tempi immemori, ma il castello che vediamo oggi risale al XIII secolo. Chiaramente in tutti questi secoli di storia il castello ha subito numerosi assalti e distruzioni, l'ultima dei quali risale al 1719. Pensate che poi le rovine vennero abbandonate per quasi 200 anni fino a quando poi non subì un restauro nel XX secolo. Infatti un tenente colonnello dell'esercito, pensate, lo acquistò nel 1911 e iniziò un restauro che durò 20 anni e quello che vediamo oggi è appunto il risultato di questo restauro ventennale. Naturalmente anche il nome ha un significato ancestrale. Eilean Donan significa isola dei Eilean e questo Eilean era un martire cristiano che tentò di introdurre il cristianesimo tra le popolazioni dell'area. Ad oggi naturalmente è uno dei castelli più visitati della Scozia in assoluto. Adesso entriamo dentro e vediamo che si possono visitare le stanze a letto, la cucina, vediamo quello che è rimasto dal restauro che naturalmente ha tentato di ricostruire quello che c'era, perché come vi ho detto è stato abbandonato per ben 2 secoli. In tutto il castello è vietato fotografare e filmare, ma nemmeno fossimo dentro gli appartamenti privati del Papa.
Comunque sono tutte stanze di una casa, quindi viveva proprio qui il sergente che l'ha comprato, come se fosse un appartamento. Bene, interessante, ma come tutte le ricostruzioni totali dei luoghi, non hanno mai quel fascino dell'originalità. È più bello il posto dove è costruito il castello che l'interno del castello, ecco dai. Ora riprendiamo i nostri mezzi e si riparte, probabilmente destinazione molto interessante come il ristorante per la pausa pranzo. Ci siamo ripartiti dal castello, adesso ancora un po' di strada prima della pausa, a godere ancora questi paesaggi infiniti. Ovviamente appena ripartiti sguazzo d'acqua. Adesso credo che ci infiliamo in mezzo a quelle montagne laggiù e la temperatura è scesa abbastanza sensibilmente. Sembra a volte l'Australia, a volte la Nuova Zelanda, incredibile. Eccoci qua arrivati alla pausa pranzo. Ok, siamo ripartiti alla pausa pranzo, adesso seguiamo tutto il corso del lago di Loch Ness, famoso per il mostro di Loch Ness, cioè la più grande truffa nella storia dei laghi, un mostro che non esiste e il lago è diventato famoso in tutto il mondo per un mostro che non esiste. Ragazzi, eccomi qua, sono finalmente tornato ad Inverness dopo questa lunga giornata ed è finita questa avventura scozzese. Sono stato contentissimo di provare queste tre moto della gamma 500 di Honda. Lo so che adesso la vostra domanda è: qual è stata la moto che ti è piaciuta di più, quale prenderesti? Come ho già detto nel video, se dovessi prendere una moto soltanto per divertirmi, prenderei la CBR 500R. Divertentissima. Naturalmente, se vuoi viaggiare, è una moto assolutamente inutile. Ovviamente, come tutte le sportive, la posizione di guida è reclinata in avanti, quindi non è adattissima per macinare migliaia e migliaia di chilometri su giorni consecutivi che si addicono per esempio a un viaggio in moto. Per quella tipologia di viaggio la moto perfetta è la CB500X. Infatti la sua posizione in sella comodissima per affrontare lunghi viaggi la rendono perfetta per questo tipo di approccio. Naturalmente anche la protezione aerodinamica, il fatto di poterla adattare con delle borse laterali e, come vi ho detto, proteggerla con i collettori, la rende una compagna di viaggio perfetta, anche adatta alla sua maneggevolezza. Stiamo parlando, naturalmente, se possedete una potente a 2 e non volete una moto eccessivamente potente, perché chiaramente in quel caso lì la naturale sorellona della CB500X sarebbe prendere, secondo me, la Transalp 750. Poi passiamo alla CL500, che secondo me è la più adatta in città perché comunque maneggevole, però non ha né il divertimento della CBR né la globetrotter, la super funzionalità da viaggio della CB500X. Io comunque, ragazzi, vi consiglio assolutamente di provarle queste moto perché anche avendo lo stesso motore si comportano in maniera diversa, la risposta al gas è molto diversa. Io non pensavo che avendo lo stesso motore la mappatura diversa cambiasse e influisse così tanto sul comportamento della moto, invece è così, quindi dovete provarle. Sono tutti comunque motori docili, facili da guidare, però ecco, si comportano in maniera più o meno reattiva a seconda della tipologia di moto. Per quanto riguarda il percorso invece della North Coast 500, vi lascio il file GPX come sempre sotto in descrizione, scaricabile gratuitamente. Ci tengo assolutamente a ringraziare Honda Italia per avermi invitato, per avermi dato la possibilità di provare queste moto in questo contesto fantastico e anche per l'organizzazione assolutamente perfetta, ragazzi. Con questo concludo il mio viaggio in Scozia, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccate like se vi è piaciuto il video, così più persone possono rivederlo, condividerlo e magari farsi un'idea su queste moto. Alla prossima, ciao! Espresso short. Short. Cioè, non sei soddisfatta? In generale dello short non mi soddisfa mai, però...